Ciao ragazzi, bentornati su Reparto Corse TV, sono Alex e oggi risponderò a una domanda che ci fate davvero spesso, ovvero che differenza c'è tra installare un filtro aria sportivo a pannello e un airbox sportivo, magari in carbonio, come quello che vi farò vedere oggi in questo video. Prima di cominciare vi ricordo che tutti questi prodotti li trovate sul nostro store www.repartocorsestore.it e vi invito a seguire i social di Reparto Corse, questi, e a iscrivervi al nostro canale YouTube per restare aggiornati su tutti i nostri video ed attivare la campanella per conoscere in anteprima ogni nuovo video che pubblicheremo. Cominciamo subito! Benissimo, cominciamo! Siamo nella situazione in cui vogliamo modificare e migliorare l'impianto di aspirazione aria della nostra auto. Abbiamo in sintesi due grandi possibilità, ovvero la prima consiste nel sostituire il solo filtro della nostra auto mantenendo la scatola filtro originale, oppure la seconda possibilità che consiste nel rimuovere sia il filtro sia la scatola filtro originali e rimpiazzarle con un nuovo prodotto. Ed è questa infatti la prima caratteristica che distingue i filtri aria a pannello dagli airbox sportivi. Vi faccio vedere un filtro aria a pannello, così vi sarà subito tutto molto chiaro. Questo, ad esempio, è un filtro aria sportivo a pannello. Non è altro che un filtro con la stessa forma del nostro filtro di serie. Quindi in questo caso parliamo di una BMW Mini che hanno un filtro trapezoidale proprio di questo tipo, e quindi noi cosa facciamo? Andiamo a sostituire il filtro della nostra auto togliendolo dalla sua scatola e all'interno della stessa scatola originale andiamo a inserire il nostro filtro aria sportivo a pannello. La differenza principale è la qualità e tipologia della parte filtrante, che in questo caso vedete in verde, che sarà naturalmente molto più performante nel caso di un filtro aria sportivo rispetto a quello di serie, che è fatto di carta, cartone, insomma, e non è molto prestazionale. Ora vi faccio vedere invece un airbox sportivo. Eccolo qui. Questo è un airbox in carbonio Sparco HP160 e nello specifico lui va a sostituire l'intera scatola filtro di serie, quindi anche l'eventuale tubazione per pescare l'aria fresca o non fresca, insomma l'aria esterna al motore, e naturalmente sostituiamo questa nuova scatola alla nostra scatola di serie. Ovviamente all'interno c'è un filtro. Dunque la prima differenza è che con il filtro a pannello noi sostituiamo il solo filtro della nostra auto, mentre con l'airbox sportivo noi sostituiamo sia il filtro di serie della nostra auto che la scatola originale. La seconda differenza tra queste due tipologie di elaborazione della nostra linea di aspirazione è relativa al prezzo. Infatti sostituire un filtro aria a pannello come questo ha un costo di circa 30-70 euro mediamente, ovvero il costo del prodotto. Invece sostituire l'intera scatola filtro ha un costo un po' superiore, si parte dai 100 sino ad arrivare ai 200-250, quindi siamo comunque su un prezzo leggermente più alto. A questo si collega anche il terzo punto di differenziazione tra questi due prodotti, ovvero che questo generalmente è più facile da installare. Spesso su alcune auto dove la scatola filtro è abbastanza a vista e si può installarselo da soli tranquillamente. Differentemente questo qui è un po' più complesso e nella maggior parte dei casi è meglio rivolgersi a un preparatore, a un meccanico, perché l'installazione può essere anche abbastanza complessa a seconda dei casi, e soprattutto dobbiamo preoccuparci, non avendo più la scatola filtro originale e quindi il suo imbocco di serie per procurarsi aria fresca, dobbiamo anche preoccuparci di dove andare a pescare l'aria e quindi di come gestire questa tubazione di aspirazione, o anche tagliandola o semplicemente spostandola, di raccordo al motore.
Benissimo, ora passiamo alla parte più gustosa che so che certamente state aspettando, ovvero delle differenze a livello tecnico-prestazionale. Il filtro a pannello ci consente un incremento rispetto al filtro di serie, perché si tratta di un filtro realizzato con materiale filtrante decisamente più performante, decisamente più permeabile rispetto all'aria. Quindi il nostro motore con un filtro di questo tipo riuscirà a respirare meglio e quindi questo consentirà un beneficio nelle prestazioni, nella rapidità del motore, nel salire di giri e quindi andrà tutto a favore della performance della nostra auto. Però l'airbox ci consentirà, se installato correttamente e se gli facciamo arrivare aria fresca, di ottenere prestazioni ancora superiori a quelle che ci può offrire il nostro filtro a pannello. Aggiungo che gli airbox sportivi, quindi che vanno a sostituire la scatola filtro di serie, permettono maggiori prestazioni anche perché il materiale di cui sono composti è diverso da quello della nostra scatola filtro di serie, la quale è in plastica. La nostra auto ha nella totalità, quasi totalità dei casi, una scatola filtro in plastica e la plastica non è proprio un ottimo isolante rispetto al calore, quindi alle temperature del manomotore. Un airbox come questo, realizzato in carbonio, ci sarà molto di aiuto nel isolare le temperature alte del nostro manomotore rispetto alle temperature dell'aria all'interno. E quindi se noi a questo nuovo airbox faremo arrivare aria fresca, questa resterà fresca, arriverà fresca al nostro motore e l'aria più è fresca e più risulta comprimibile. Quindi riusciremo, se il tutto è congegnato opportunamente, a far entrare nel nostro motore più aria e questo è un gran bel vantaggio per le prestazioni. Quinta ed ultima differenza, in realtà ce ne sono tante altre, però queste sono le principali che ho voluto racchiudere in questo video, l'estetica. Un filtro di questi purtroppo non lo vedrà nessuno, nemmeno noi, perché una volta installato nella scatola filtro la richiuderemo e niente, il nostro manomotore apparirà esattamente come ci appariva prima della sua installazione. Diversamente, questo qui farà la sua porca figura all'interno del nostro vano motore e avere un airbox in carbonio di questo tipo sarà un bel vedere, decisamente. Bene, spero di avervi dato delle informazioni interessanti su questi due prodotti. Naturalmente per altri video come questi continuate a seguire il reparto corse TV e vi ricordo che abbiamo già tanti altri video sull'argomento che trovate qui. Grazie per aver seguito questo video, al prossimo, ciao!